4, 3, 2, 1. Billy! Ehi là! Come punta, Mr. Man? Ehi! Ciao, Billy! Sento la porta d'ingresso chiudersi delicatamente dietro di me, appena non col passo verso l'Innisfree. Il Signore Dio è al mio fianco. Un gran giorno si apre davanti a me. Oh, sei freddo, Thomas? È stufa del freddo, signor O'Leary. Quando abbiamo iniziato a lavorare sul personaggio di Thomas Magill con Luca Ricci, chiaramente gli scogli che si sono comunque posti davanti sono sempre stati quello del tipo di atteggiamento che si ha nei confronti di un personaggio. Chiaramente è importante non giudicarlo, innanzitutto, credo, però poi è impossibile perché si giudica sempre, siamo costantemente a in una fase critica, che non vuol dire negativa o positiva, vuol dire proprio di analisi nei confronti di un evento, di una persona, di un comportamento. Thomas è un essere umano che non riesce a, ma non solo per sue colpe, anche per colpe proprio di meccanismi della società, in questo caso rurali, ma in realtà li possiamo allargare in una visione totale. È un essere umano che non riesce ad avere dei rapporti onesti, perché non riesce ad avere una relazione onesta con se stesso, quindi una grande frustrazione, un grande dolore portano a delle soluzioni che molte volte sono delle soluzioni che poi sfogano nella violenza, sfogano in comportamenti schizofrenici, sfogano in grandi dolori in realtà. Quindi se io dovessi avere un sentimento nei confronti di Thomas è chiaramente un sentimento di pietà da un certo punto di vista, ma non giustifico assolutamente poi quelli che sono i suoi comportamenti nella storia che raccontiamo. E fammi uscire da questa feccia corrotta, da questo inferno! Ti prego, signore onnipotente, salvami! Salvami! Chiaramente il testo è fortemente legato a questo rapporto non reale, non spontaneo forse con la religione, perché sarebbe potuto essere qualsiasi altro culto, qualsiasi altra passione a far credere a Thomas di essere quello che non è. È chiaramente una croce che lui si mette addosso da solo, è un rifugio quella sua croce, quel suo eleggersi a angelo del bene, ad avere un rapporto preferenziale con Dio, ad avere una croce, che è una croce che nessuno gli ha realmente dato se non la vita, con tutte le difficoltà che la vita pone agli esseri umani. Abbiamo innanzitutto preso tutto dal testo, perché Enda Walsh già dava dei punti molto forti rispetto a questo tipo di atteggiamento nei confronti della religione. Poi con Luca, che comunque ha grandissima esperienza nel lavorare i testi, ha grandissima cultura, lui e la compagnia Capotrave comunque portano spesso delle problematiche che lavorano sull'equilibrio, no? sul superamento di certi equilibri. In questo caso è un equilibrio mentale, chiaramente, è un equilibrio comportamentale che scavalca, che perde appunto l'equilibrio. Voglio dare il 100% per l'uovo al piano di sopra. Saremo una grande squadra. Sì, lo saremo! Crociati, questo è quello che saremo! Proprio così, come Starsky e Hutch! Io mi ritengo fortunatissimo, parlando di questo mio momento, di questa mia parte di carriera, di vita, perché non ho dovuto rinunciare a nulla, anzi, ho sempre avuto la possibilità di fare un po' tutto quello che volevo e non riuscirei a definire un attore che rinuncia a qualcosa. Posso capire rinunciare a dei progetti perché non ti senti realmente coinvolto, ma non, diciamo, la piattaforma in cui vorresti poi lavorare, sperimentare. Quindi non è una questione soprattutto di progetti la scelta, non tanto di quali sono i canali poi dove lavorare come attore, perché il teatro ti dà delle possibilità, ti toglie altre, così come la televisione, così come il cinema, sia per questione di mercato, ma anche proprio per questione di poetica, di possibilità di sperimentazione. Quindi in realtà, se potendo scegliere, sceglierei di prendere tutto.